un altro Natale e un altro appuntamento con Garabombo, che quest'anno ha anche delle importanti novità. Sì, quest'anno in continuità rispetto agli anni scorsi, però ampliandolo, abbiamo ampliato molto il settore della filiera corta e dell'economia del carcere sostanzialmente, segnando che quello che è sempre stato un'intuizione della cooperativa sin dall'inizio, che è quello che economia solidale la si fa al nord e al sud del mondo. Abbiamo iniziato 20 anni fa, ormai quasi, come cooperativa, e 13 anni fa come Garabombo con il commercio eco, che rimane comunque la parte grossa, però andiamo insomma a cercare anche quelle altre forme di economia solidale nuova che stanno nascendo anche nel nostro paese. Che cos'è l'economia carceraria? Beh, l'economia carceraria è un tentativo importante insomma di portare lavoro all'interno del carcere e quindi di offrire sostanzialmente delle opportunità, anzitutto delle opportunità alle persone che spesso sono costrette a rimanere nell'ozio per gran parte del loro tempo. Questo per quel che riguarda l'interno dell'istituto. All'esterno è una sfida quella di esportare quello che si realizza all'interno del carcere, che spesso è qualcosa di qualità, e queste magliette magari lo testimoniano anche, e di farlo conoscere, di rompere, no, pregiudizi e diffidenze, paure soprattutto, che spesso vengono trasmesse in maniera indifferenziata a tutti. Siamo nati un po' per scherzo, un po' così come progetto per impegnare i detenuti. In realtà questo progetto sta andando benissimo, stiamo producendo 5 tipi di biscotti, una nuova tipologia, le Apucce, è nata questa settimana. Andiamo qui nella nostra zona Verbania e speriamo che vada molto bene. Abbiamo fatto un'iniziativa bellissima.